Non è più la stessa rosa, questo sì, ma quello che posso dire è che abbiamo un anno di vita comune dietro di noi in più, e anche un anno di campionato e di partite insieme, e vuol dire che ognuno migliora, anche questa squadra, questa rosa, che sembra mostrare, che ha mostrato tanta maturità, no, soprattutto sull'ultima partita contro il Cagliari, dopo questo inizio alla grande e con due gol sopra il tabellone, ha gestito al meglio la partita. Questa è una grande prova di maturità, ma io sono uno che dice sempre che dobbiamo essere concentrati adesso sulla prossima partita. Vuol dire che va bene, abbiamo fatto bene, ma dobbiamo mettere ogni volta gli stessi ingredienti in campo, e a Parma sarà lo stesso. Dobbiamo iniziare la gara per vincerla, dare tutto in campo senza pensare alle altre gare. E su questo la squadra deve mostrare, lo mostra e deve continuare a farlo, deve mostrare una grande voglia di vincere, quella che è stata dall'inizio della stagione. Devo dire che dall'inizio della preparazione, dal primo giorno, Adem è il giocatore che ha lavorato nel migliore modo possibile di tutti gli altri, era al meglio su tutti i punti. Dopo abbiamo iniziato le gare, lui ha giocato un po' da titolare, è entrato anche in partita, ma per me non ci sono problemi. Lui è un giocatore di talento importante. Non abbiamo un profilo come Adem in rosa, e io veramente penso che con Adem abbiamo una possibilità di mettere un campo, un giocatore che può essere devastante individualmente e collettivamente.